Non possiamo tollerare ulteriori chiusure, la nostra categoria è stata già fortemente penalizzata. Parrucchieri, Barbieri e Centro Estetici da lunedì hanno riaperto le loro attività e si dichiarano fiduciosi per il futuro. Ai microfoni di TV City abbiamo ascoltato alcuni rappresentanti della categoria a Torre del Greco. Finalmente siamo di nuovo a disposizione della clientela, sperando che questa volta sia definitiva, considerando che stiamo andando avanti con i vaccini. E quindi, sperando nella medicina che sia opportuna insomma, in questo momento così difficile e drammatico, non solo per l'economia, ma per tutte le vittime. E qua, fare un pensiero insomma, particolare alle vittime, perché alle volte ci dimentichiamo di certe cose che poi alla fine sono quelle più importanti, la vita delle persone. Una zona rossa che è stata difficile, quali sono stati gli aiuti dalle istituzioni? Sentiamo un velo pietoso, anche se comunque qualche parola devo dire. Purtroppo hanno eh, creato un sistema di ridistribuzione di fondi un pochettino a, doppia, a doppio taglio. Le spiego, insomma, noi eh, abbiamo avuto perdite che eh, si aggirano intorno al 27-28%. Avendo questo tipo di perdite, considerando che i ristori sono stati calcolati su una perdita del fatturato del 30%, a noi non tocca nulla. Considerando che l'anno passato siamo stati chiusi, due mesi e dieci giorni: noi, ovviamente, non solo noi come categoria, ma anche altri tipi di categorie. Quest'anno, addirittura, cioè, da poco siamo rientrati: dal 19 siamo aperti che siamo in zona Arancio. Ci hanno chiusi altri 40 giorni. Quindi lavorando 40 giorni, cioè non lavorando 40 giorni, quindi fatturato zero e non aveva avuto nulla, tantomeno, insomma, aveva dovuto pagare anche le spese, quindi tutto è andato normalmente per quanto riguarda le spese, ma per quanto riguarda ristori assolutamente zero. Parrucchieri, barbieri e centri estetici che già al ritorno dal primo lockdown del maggio 2020 erano stati riaperti con normative anticontagio ferre che ancora oggi vengono utilizzate. Sì, sì, io mi permetto di dire che parlo a nome di tutta la categoria perché poi l'eccezione non fa la regola ma la conferma Uh, mi permetto di dire che noi un siamo stati tra i primi ad avere un protocollo. Mi permetto di dire che, lavorando in questo modo, è impossibile. Fatto ovviamente l'eccezione, come dicevamo prima, conferma la regola. È impossibile avere opportunità di contagio. È impossibile. Se vogliamo essere corretti almeno noi, e dobbiamo essere, bisogna sanificare in continuo qualsiasi tipo di attività si faccia di continuo, senza stancarsi. In vista del futuro, lei è fiducioso o teme una nuova chiusura? Io eh, voglio essere fiducioso, abbiamo visto un governo che non è all'altezza di poter chiudere le attività perché eh, attività come la nostra che è storica, abbiamo le spalle, mi permetto di dire, un pochettino più larghe possiamo sopportare determinate cose, però chi eh, effettivamente lavora alla giornata, vive alla giornata non può assolutamente permettersi di chiudere, non si possono assolutamente più permettere perché sarebbe uno stilicidio. Ci abbiamo un'attività... Eh, con molte spese, eh, io sono pure parrucchiere maschile e centro estetico consolarium, potete immaginare con due attività, un mese e mezzo chiuso, eh, il danno che mi ha provocato. Qual è il riscontro che lei ha potuto constatare nei confronti delle istituzioni? Ci sono stati dei supporti? L'anno scorso diciamo, abbiamo avuto un piccolo contributo a quello che abbiamo perso, no? si può chiamare piccolo, quest'anno no con il cambio governo non, è, non abbiamo avuto sostegno di niente. Lei è fiducioso in vista del futuro o si è, aspetta una nuova chiusura? Io spero che la finiamo così che non chiudono più. Eh, poi quello che non capisco è che eh, non c'è molto controllo per strada, attrattività senza fare nome. E sperando che, se, fanno, se hanno un controllo normale anche per strada, penso che il problema di chiudere un'altra volta non ci dovrebbe stare. Ma non lo voglio nemmeno immaginare per tutti noi, perché poi andiamo allo sfascio. Un augurio che si sente di fare non solo ai suoi colleghi, ma anche a coloro che fanno parte delle categorie interessate dall'Egius. Noi dobbiamo lavorare tutti quanti e senza lavoro penso che il futuro non ce n'è, ma pure per i giovani. Speriamo che sarà un futuro, un futuro roseo.